Dunque Iveco ha deciso di segnare il futuro del trasporto commerciale con una gamma completamente rinnovata e che è stata presentata nel suo complesso ieri sera in una convention di grande impatto. Cerchiamo in questi pochi minuti di sintetizzarvi le principali novità che potete vedere nelle immagini di copertura. Ovviamente partiamo dal design in un family feeling più dinamico che viene declinato per la gamma pesante, media e leggera. In particolare la calandra, come potete vedere, è composta da tre differenti blocchi che possono essere personalizzati insieme al nuovo logo che può essere scelto in diversi colori. Quindi in pratica 8 calandre differenti per la massima personalizzazione da parte del cliente. La grafica intorno ai finestrini è nuova e spicca poi la grande novità per Iveco, l'introduzione della Mirror Cam. Passiamo agli interni perché qui, per tutte le gamme, è stato fatto un vero e proprio salto di qualità, con maggiori spazi, ergonomia e soprattutto un cruscotto totalmente digitale e ispirato, soprattutto per la gamma pesante, ai cockpit delle auto. Molto interessante poi il nuovo volante che integra qui il pulsante per l'accensione del veicolo, novità assoluta. Totalmente ridisegnato poi l'interno della cabina della gamma Way, con due aree distinti ma poi integrate insieme, quella dedicata alla guida e quella dedicata al relax e al tempo libero. Due schermi nuovissimi di dimensioni diverse a seconda della gamma e della scelta da parte del cliente e tanta tanta tecnologia dedicata all'infotainment, alla sicurezza con i nuovi ADAS e al comfort generale. Ovviamente la nuova gamma non è solo estetica, anzi, con i vari interventi, design, connettività, motorizzazioni, eccetera, si arriva ad un risparmio di consumo fino al 10%. Tantissime dunque le novità, in estrema sintesi possiamo dire per il Daily una versione a ruote singole per lo chassis e un pacchetto per la riduzione di peso con un serbatoio ridotto e le sospensioni più leggere. Inoltre è stato introdotto il keyless, ovvero il blocco e sblocco delle portiere senza bisogno delle chiavi, che aiuta moltissimo il lavoro dei driver. Due nuovi motori, il Tektor 7 a gas naturale per l'Eurocargo e il Cursor X13 multifuel in grado di funzionare col motore diesel, i biocarburanti e persino con l'idrogeno. Anche i cambi sono rinnovati, sia il cambio ZF per Eurocargo che diventa a 8 velocità, sia il Traxon di seconda generazione. Ma ovviamente c'era grande attesa per l'S-E-Way, ovvero il pesante elettrico di Iveco, sviluppato e prodotto a Ulm, con 500 km di autonomia e la capacità di ricarica dell'80% in un'ora con il supercharger. E non da ultimo il pesante ad idrogeno, di cui un esemplare è già in attività in Germania per i test del caso. Insomma, possiamo dire che Be the Change sembra essere lo slogan giusto per la nuova offerta Iveco per le esigenze del trasporto merci. Stay tuned.